Pronto? 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 Sì, ascolta. Non ti sento, aspetta, alzo l'antenna, aspetti, sì, mi senti? Ok. Sì? Ascoltami, devo lasciarti un pacco. Dove, Sì? quando, sei a casa? Ci Non in questo momento. sei? Mi senti ora? Sì? Allora, aspetta. Parlare con Biden. Sì. Ok. Ha detto che l'affare c'è. Ok, C'è. Zelensky cosa ne pensa? Ok. Tra. È tra. Ok. Lui è tra. È tra. Chiuso. Ma Deal chiuso. Beh, spostalo nella pipeline. Vinto. quindi l'incontro con Musk si fa a Kiev, sì. Pronto? Aspetta un attimo. Sì. Va bene. Ok. Scott Elvis mi ha detto che il deal non c'è più. Niente, Ah. dobbiamo cambiare business model. Dobbiamo fare dropshipping. Ok, cominciamo a fare dropshipping di armi Sì, dropshipping dalla Cina. Ok, di pannolini. dai, Oh! ci sentiamo poi. Bene, Elvis mi ha invitato. Allora, ragazzi, io sono Che cazzo è successo per chi nell'ultimo non periodo? Perché sei pelato? Cos'è cambiato? Anche perché è da un po' che non facciamo Capital Call, Capital Call. aggiornamento e tutto Ragazzi, quanto cazzo è passato? È passato mesi? 10 mesi? quanto. Qualcosa è un po', eh? 10 mesi? 10 mesi, 8 mesi, 9 mesi. Cambiate tante cose, consapevolezze, lavoro, come sempre, crescita, trasformazione, rinascita. È stato un periodo interessante. Che dire, poi non abbiamo, cioè io non ho fatto un cazzo, poi immagino anche il canale, anche il tuo canale ha avuto un po' un periodo di pausa per un po' di tempo, mi sembra. Sì. E siamo stati tutti presi in realtà, tutti, non solo io, non... qualcosa sta cambiando nell'aria, anche qua in Romania, in Europa, nel mondo, le cose sembrano, non so che sentimento senti che ci sia, lavoro, sembra un momento particolare, sembra un momento di ripresa, non lo so, percettivamente mi sembra un momento di ripresa, poi Di ripresa da che dipende. punto di vista dici? La ripresa globale mi sembra, c'è caos, c'è azione nel mondo adesso, c'è veramente tanta azione, da quando c'era il Covid che era l'unica notizia prevalente a ormai un anno e questa parte, un anno e mezzo, anche la tensione nell'aria, no? Nel mondo è cambiata in questo momento, quindi sento che sta trasmettendo anche un'energia diversa, non so se percepisci una cosa simile. Questo impatta sul lavoro, non ti nego che la geopolitica e le situazioni che ci sono al mondo influenzano direttamente il nostro lavoro, influenzano direttamente i nostri mercati dove lavoriamo e sono cose interessanti. Non tanto il mio, devo dire. Il tuo. Il tuo no, segue una cosa che non ha senso. Il tuo mercato è senza senso, un mercato segretissimo Sì. grazie alla quale ha fatto questi 200k, ragazzi. 200k, ma così, insomma, giusto per collezionare 200k. Sono per la spesa. Sono per la spesa, esatto, quando andiamo alla Lidl. Dai, Lidl, Esatto, che andiamo a prendere un po' sì. di roba. Budget Budget Lidl. Lidl, esatto, solamente per prendere il taglierba elettrico. Chi è che si perde nella sezione uomo della Lidl? Sempre, eccola lì. Sì. Comunque, cos'è successo nell'ultimo periodo? Direi, vabbè, comincio un attimo io. A Anche livello dipende, a perché. livello globale, a livello individuale. No, a livello individuale, prima di tutto, e poi, vabbè, parliamo di altre Sì. cose, Zelensky incluso, non lo so. E cosa è successo nell'ultimo periodo, visto che sono stato poco attivo sul lato social, non ho più pubblicato niente, o magari su Instagram non ho pubblicato. Giusto ieri ho pubblicato sai, una storia che stavo in palestra box e mi sono sorpreso che ho avuto un boom di views, semplicemente così, anche perché non ero attivo e
eccetera. Non ho più pubblicato comunque video su YouTube. Se mi vedete un po' rincoglionito perché ho ancora l'anestesia che sono stato dal dentista, mi sento tipo Rocky a fine incontro che chiama Adriana. Cos'è successo? Ho chiuso dipartimenti aziendali, ho chiuso vari tipi di cose per concentrarmi appunto su qualcosa di diverso, per concentrarmi su qualcosa dove posso comunque crescere, voglio crescere in un modo molto più esponenziale, ok? Un po' quella sensazione, no? Sai di essere un pilota, sai di essere Schumacher, ok? Con l'abilità di guidare qualsiasi auto alla velocità massima possibile, ok? Però poi hai, non so, una macchina e ti ritrovi a guidare magari anche un Mercedes, no? Bello tutto quanto, per carità, eccetera. Però sai che con quel Mercedes non puoi competere con una Huracan, non puoi competere con una Porsche 911, ok? Quindi puoi essere il pilota più bravo del mondo e tutto quanto, però devi usare il veicolo giusto. Quindi anche da un punto di vista di business, e penso che, cioè voglio che sia anche un po' il topic di questo talk, è proprio uno da un punto di vista del veicolo giusto da usare e due tutte queste stronzate che si dicono online. Cioè, io per anni sono stato identificato come Elvis, quello che fa dropshipping, quello che fa e-commerce e il formatore e-commerce. Quando in realtà non me ne fotte proprio un cazzo di essere identificato in quel modo, perché uno, io sono Elvis e ho la capacità e la sicurezza di avviare e scalare qualsiasi tipo di business che ho davanti. Mi serve giusto un attimo il tempo di studio, di setup, poi però riesco a fare qualsiasi cosa. Quindi uno, questa roba tossica dell'identificazione in un business, ok? Magari hai conosciuto pure tu una persona che è venuto qua a Bucarest. Tanti stanno venendo qua a Bucarest perché insomma, o sarà perché Tate è libero e quindi tutti quanti con la voglia di vederlo da Eurobay, però stanno venendo veramente tanti, sia comunque a settappare l'azienda, residenza, fiscalità, eccetera, eccetera, ma anche perché si vive bene oggettivamente parlando. Non c'è un momento migliore se non adesso di trasferirsi Esatto, qua in Germania. esatto. E questa persona identificato su un business specifico, l'unica cosa che gli usciva dalla bocca era quel cazzo di business. Ok, come fare questo, come fare quest'altro, ma sai che quest'altro lo fa in questo modo, che è una merda, bla bla bla, eccetera. Il riassunto è: ma tu, oltre quel business, che cazzo sei? Ok, magari io faccio e-commerce per tanti anni, divento un esperto e l'unica cosa che mi esce dalla bocca è solo e-commerce. Solo ed esclusivamente e-commerce, ma se io mi tolgo l'e-commerce da sotto i piedi, che cosa rimane? Niente. Cosa sono io come persona, Elvis? Come mi identifico se non ho quel lavoro? Come, insomma, i tipici rumeni doc, no, che stanno su Tinder e pubblicano solamente le foto con il BMW. Cosa succede se gli togli il BMW? È nulla, non si identifica in nulla. Questa è una delle cose che abbiamo affrontato a livello individuale, lavorativo, la dissociazione da quelle che sono l'identità con il lavoro. Appunto, hai fatto una bella domanda. Questa è una domanda che mi ha fatto anche un nostro amico in comune, mi fa: ma tu, Amin, dopo l'azienda, il lavoro, i progetti, chi sei? Cioè, se ti venissero tolte tutte queste cose, tu chi sei? Ed è una bellissima domanda, perché negli ultimi 5 anni a lavoro effettivamente inizia ad esserci quella falsa percezione del il tuo valore personale coincide con il valore in quel momento dell'attività, il valore economico, che possa essere l'azienda guadagna, fattura, allora io sono una persona che ha un grande valore. È un problema perché purtroppo cadi troppo spesso, se ricadi troppo spesso in questa associazione, l'azienda va bene, io sono una brava persona, sono forte, sono intelligente, sono bravo, l'azienda va male, io sono una persona che non è capace, sono un incompetente, sono distratto, non sono al massimo, sto sbagliando. Se tu segui questi trend, l'azienda è una cosa che va su e giù sempre. E se tu
ti prendi questa associazione con l'azienda, con te stesso, il tuo valore personale equivale a quello che è il valore dell'azienda, è un problema. Un problema perché influirà sempre negativamente sulla tua esistenza, sulla tua produttività al lavoro, su tutte queste dinamiche. E penso che io personalmente, poi nell'arco di questi ultimi mesi, quasi di questo anno, abbiamo tutti quanti affrontato tantissimi step simili a questo, e questo è uno di quelli, della dissociazione da quella che è l'attività lavorativa, l'attività, l'azienda, l'impresa, il business, da te stesso come persona, e comprendere che il tuo valore, la tua identità, la tua essenza è una cosa e l'azienda è un'altra cosa. Non a caso, tra l'altro, se ci pensi, le società sono delle persone, se a livello anche burocratico, sono delle esistenze completamente separate. Ma malgrado questo, le persone, quando tu crei un'azienda, in realtà ancora c'è questa associazione che sei tu. Un po' come l'approccio libero professionista, no? Libero professionista non si pone neanche questa domanda, freelance, partita IVA, quello che volete chiamarlo. Non si pone questa domanda, quindi dice, io sono l'attività. Quando poi apri l'azienda, fai questo passaggio, però passi da un background di questo tipo, ti rimane un po' quella roba ed è difficile da staccarla, separarla dalla tua identità. Quindi sì, e questo cosa vuol dire? Vuol dire che se domani tu non lavorassi più, cosa fai? Chi sei? Cosa ti piace? Perché sei una persona distintiva? Dov'è la tua ricchezza? Perché se una volta che ti togli il lavoro, a te non rimane nulla a livello di personale, di piacere, di passione, di attività, di appagamento, che ti rappresenta. Quello è abbastanza grave. Anche perché le aziende poi cambiano, spariscono, chiudono, vanno avanti. E magari rimane un vuoto in questo. Quindi sì, abbiamo lavorato nel cercare di creare una separazione nella protezione di quello che è il tempo dedicato a quello che non è il lavoro. È una cosa interessante. Tutti quanti abbiamo visto questo trend nel momento in cui tu prendi... Questo è per tutti i giovani imprenditori che poi staranno guardando questo video, chi più o meno, chi no. Quando lavori con la tua attività per anni e soprattutto parti da un contesto dove parti da zero e per far funzionare le cose hai sviluppato un'attività tossica, questa è una cosa di cui vorrei parlare anche, okay. È interessante. Quando parti non hai nulla da perdere, quindi dai il massimo, il 24/7, il tuo tempo, il tuo impegno, la tua dedizione, e quasi vivi questi cicli di burnout, di ripresa, di rispinta, di eccellenza, ed è abbastanza stressante. Ma dopo un po' di tempo diventa l'unica realtà che conosci, cioè sembra l'unico modo di fare impresa che conosci. L'unico modo è quello di lunedì, domenica, aprire il computer tutti i giorni, almeno una volta, fare questo, essere seduto ma comunque continuare a pensare al lavoro, chiamare altra gente alle 9:30 di sera per dare loro delle idee, delle cose. Poi sono due situazioni separate, ecco, io vedo una cosa molto tossica online del... io lavoro più di tutti, io sono quello che spacca tutto, io nessuno lavora più di me, io la gente che fa gli screenshot alle 4 del mattino che sta lavorando al computer, alle 2 del mattino che lavorano al computer, a mezzanotte, gente che fa... Io non sono... All'inizio, quando sono partito, mi gasava, no? E anch'io emulavo, però adesso io vedo una persona in fase di necessità, vedo una persona che non è che lavora alle 4 del mattino perché è un hustler, vedo una persona che lavora alle 4 del mattino perché ne ha bisogno. Vedo una persona che è completamente disorientata. Semplicemente per far vedere che ha bisogno. O che, a che prezzo però comunque vivi la tua vita? Di perdere le notti, di non dormire, di sbilanciare quella che è la tua salute, di rovinare la tua salute. A che prezzo? Non è quello, non è così. Non è uno la ragione per cui una persona fa impresa, che sì sarà per la ricchezza, ma ci sono dei prezzi da pagare. E non è neanche il modo giusto di vivere la propria vita. Poi ognuno può fare il cazzo che vuole, però... Io dico a livello di... A me non mi frega un cazzo, non esiste un lavoro. È una cosa interessante che ho sperimentato, adesso lo diremo più avanti, però senza divagare. C'è questo fenomeno del essere over, cioè di associare te stesso a quella che è la tua attività e essere ossessionato da questa attività qua e non fa altro che rovinare tutto. Però io dopo 4 anni mi sono reso conto che non era il modo giusto di fare l'impresa, anzi mi sono reso conto che se volevo raggiungere risultati migliori, quindi invece di fare centinaia di migliaia di euro all'anno, fatturare, arrivare ai milioni, mi sono reso conto che bisogna cambiare totalmente anche il modo con cui vivi la tua vita. E
iniziare, che poi non è che devi sacrificare delle cose, devi solamente vivere meglio, cioè darti il permesso di vivere meglio. Cioè questo fenomeno, fine, tu come l'hai alla vissuto? Fine della, alla fine della giornata l'unica cosa che conta è guadagnare di più lavorando di meno. Abbiamo fatto sta cosa, infatti adesso dove siamo? Siamo in ufficio, tu hai preso un ufficio, anche questa è una delle novità che non c'era l'anno scorso, forse nell'ultimo Capital Call neanche. Ragazzi, siamo nell'ufficio di Elvis, congratulazioni Elvis. Grazie. Siamo in ufficio adesso, questo siamo nella tua stanza e di là ho preso questo ufficio, non è grandissimo, saranno penso 60 metri quadri, una roba così, e poi voglio prendere anche il piano di sopra, perché appunto il proprietario ha pure il piano di sopra, quindi ci si espande vedendo l'espansione e tutto quanto di come sta andando. Adesso dovremo appunto aprire, insomma, fare due divisioni, divisione vendita e divisione appunto diciamo marketing e cose così. E qual era la domanda? La domanda è: come hai gestito questa separazione dalla tua identità dal lavoro e te stesso? Molto semplice. Allora, e appunto la protezione del tempo libero, cioè adesso una volta che non c'è più lavoro, chi cazzo sei? Qualità over quantity. Cioè, voi che guardate e ascoltate, ok, ascoltate bene. Tu, se tu stai 10 ore al PC, al laptop, a lavorare, e poi ti rendi conto che non hai risultati, in realtà non stai lavorando, stai solamente lì davanti al PC e cercare di trovare una soluzione, una risposta, stando lì nel nulla, a fare un cazzo, ok? E io ti faccio questa domanda: secondo te è meglio lavorare 2 ore ma lavorare come Dio comanda, farle veramente bene e in modo qualitativo e portare risultati, e poi le altre 8 ore te le dedichi al riposo, a riprendere e pensare, perché la cosa più importante nel far soldi, nel crescere e realizzare qualcosa nella vita è pensare e trovare soluzioni, trovare idee. Quando tu sei lì occupato a cercare di scrollare il Google Sheets trovando il nulla o cercando di fare domande a ChatGPT inutilmente, insomma tutto quanto si riassume in fare le cose in modo più qualitativo. Questo mi ha permesso nell'ultimo periodo, uno, da un punto di vista di business, soldi, tutto quanto, di andare molto meglio rispetto a prima. Due, da un punto di vista personale, relazionale con le altre persone, riducendo la quantità di persone ma rendendo il rapporto con le persone molto più qualitativo, ok, da un punto di vista familiare, relazionale, con gli amici, qualsiasi cosa, renderlo comunque più qualitativo, quindi anche i momenti che vengono vissuti insieme, semplicemente farli in modo più qualitativo. E anche da un punto di vista fisico, ok, nell'ultimo periodo ho ricominciato comunque ad andare in palestra, ho cominciato ad andare a box, le prendo di santa ragione ma le do molto di più, quindi questo è molto buono. Quindi in realtà si può fare tutto, dipende che tipo di priorità hai. Ora, che si debba sacrificare qualcosa, sì, questo è vero, però il fatto che non riesci a fare tutto, questo è solamente una stronzata, perché devi stare 10 ore davanti a quel fottuto computer e dicendo in giro, semplicemente guardandoti allo specchio, e dire sì, bravo, bravo, oggi sei stato 10 ore davanti al computer. Sì, ok, ma che risultati hai portato? Qual è il riscontro? Qual è il grano che ti è entrato in tasca, nel conto in banca? Se la risposta è come il mese prima, come il giorno prima, allora forse stai sbagliando qualcosa. Ok, quindi perché ho aperto l'ufficio? Perché mi sono rotto il cazzo di lavorare da casa. Questo... E tutto questo concetto sbagliato dell'imprenditore digitale, che no, che lui deve avere l'ufficio in casa. Per capitolo me... nomade digitali, ragazzi. Esatto. Non per me è una totale puttanata. No, aspetta. È una puttanata dal nostro punto di vista, perché noi siamo persone che vogliono scalare delle attività. Okay. Sì, se il tuo obiettivo è fare quei 5-10k mesi random, altalenanti, un mese fare 4.000, un mese allora 2.000, allora ci può stare, per carità, però se uno vuole però fare le cose in grande, come si deve, come insomma, come Dio comanda, allora deve fare qualcosa di milioni diverso. Di euro eccetera di certo non puoi pensare di fare milionate di fatturato e anche di profitto continuando a prendere la gente freelance così ad cazzo, ma magari su Fiverr, non essendo presente nella tua attività. Esatto. Essendo tu che ti connetti ogni volta da un fuso orario che non ha senso, i tuoi collaboratori che non li vedi, la gente che non sa dove cazzo sei e perché sei in Giappone. No, nomade digitale è una cosa che funziona all'inizio, si può fare quando è iniziata la mia carriera, quando c'hai 2-3 clienti che ti ruotano attorno, a volte 2, a volte 4. Ma non è uno, non, cioè, ho sempre percepito, per me era un passaggio.
Non me ne è mai fregato un cazzo di mantenere quello stile di vita. Però ripeto, il nomade digitale è una troiata se sei una persona ambiziosa che vuole costruire un'azienda strutturata per fare tanti soldi. Se sei una persona che si accontenta, e si accontenta non solo, non è oh mio Dio mi accontento solo di 5.000 euro, è una situazione quasi precaria dove il tuo fatturato è altalenante, dove non è mai sicuro l'anno successivo che cosa stai facendo o che servizio stai vendendo eccetera eccetera, non accumuli niente. Può essere una scelta di vita? Boh, io la vedo una scelta di vita di quelli con l'infradito e rasta. Però ritornando al punto, sì, dissociazione, iniziare a curare te stesso, la tua identità, il tuo tempo libero, la tua vita personale. Parlavo ieri anche con Ross, no? Sì. Di a volte quando procrastini e senti che sei down, che non riesci a essere produttivo, costante, non devi attaccare la procrastinazione, devi attaccare l'ambiente che è intorno a te, perché a volte non puoi controllare, cioè a volte noi abbiamo questa arroganza di pensare di poter sconfiggere la parte subconscia. Voi immaginate, voi avete 50 punti di energia al giorno, la parte subconscia ha infiniti punti di energia ogni giorno all'infinito. La parte subconscia non smetterà mai di torturare e di manipolarti, tu invece attivamente puoi manipolarti fino a un certo punto. Quindi non puoi mai battere l'ambiente, la ripetizione dell'ambiente depotenziante intorno a te. Quello che puoi fare, e che è una cosa che personalmente ha funzionato molto in vari contesti, è quello di agire sull'ambiente intorno a te. Curare il proprio tempo libero, questa è una cosa che poi ho sperimentato anch'io. Cosa hai fatto? L'ufficio, tra parentesi, crea una separazione. Il non lavorare la domenica, questo non ti fa fare meno soldi. Se sei costretto a lavorare la domenica per mandare avanti, quello è un problema. Cioè, se tutta la settimana non fai un cazzo, non porti risultati, allora magari sì, allora dovrai sì, lavorare la domenica. Però se tu da lunedì a venerdì o sabato, quello che sia, hai lavorato veramente bene, hai portato i risultati e tutto quanto, allora ti puoi concedere la domenica come giorno di riposo per staccare completamente, per fare poi il ritorno in campo di battaglia molto meglio. Per nutrire il tuo te stesso personale, non il tuo stesso lavorativo, per nutrire il tuo te stesso che può essere qualsiasi, ok? Può essere il tuo stesso musicale, il tuo stesso artistico, può essere il tuo te stesso sportivo. Però è importante che ci sia, perché dicevamo prima, non si è solo il lavoro. Però ecco, la cura della persona, ne parlavamo recentemente molto, curare la propria parte estetica, la parte fisica, curare, non indossare abiti di merda, scarpe schifose, che sai che sono schifose, le indossi solamente perché così è pigrizio, perché così almeno sono sporche, fa niente. No, crea un mood di merda, la casa non organizzata, pulita, l'ufficio di incasinato. Tante cose, quindi la cura della persona, la cura degli spazi. Se tu curi i tuoi spazi, curi te stesso, quindi anche come ti abbigli, no? Come ti abbigli, come ti presenti, come ti alzi, come gestisci la tua presenza, no? Il tuo aspetto. Sì. Parti da questo, parti vivendo in un ambiente pulito, ok? Questa la prima cosa che fa In Limitless, la serie TV della pillola delle mezzata team. Sì. Per chi la conosce, ragazzi, è sì, da guardare, Limitless, con Bradley Cooper. La prima cosa che fa quando prende la pillola che gli dà 100 volte l'intelligenza, che cosa fa? Pulisce casa. Questa è la prima cosa che fa, cioè lui prende una pillola che diventa un genio assoluto, che cracca il Matrix col pensiero, la prima cosa che fa è pulire la casa di merda in cui stava. Non è andare a giocare al casino, cose così. Sì, c'è un immaginario collettivo totalmente sbagliato, che è anche un po' riguarda magari le serie TV, la televisione, magari pure i film, no? Perché uno quando si avvia nel business, cos'è che fa? Guarda dei film, no? Sì. E magari uno comincia a guardare, non so, il film, il documentario di Facebook. Sì. Ok, The Social Network, e quindi vede che Zuckerberg sta in un porcile di merda con bottiglie di birra ovunque, insomma una merda. E quindi dice, vabbè, se io emulo questa roba qua va bene. Il problema è uno, che tu cazzo non sei Mark Zuckerberg, prima di tutto. Quindi ti devi rendere conto che di Mark Zuckerberg magari ce n'è uno appunto su 8 miliardi. Quindi la gente ragiona per eccezioni, non sì, ragiona per statistiche. Non dice fammi fare la cosa più probabile per il successo, dice fammi fare la cosa, l'eccezione del miliardo di euro. Non funziona mai. Il mondo è pieno di gente che non combina un cazzo. Sì.
Però si cura di tutto, cura della persona, smetti di procrastinare, riprendi a essere molto più disciplinato. Se invece di pensare a, oh mio Dio, le task, mi metto 6.000 task al giorno, piuttosto pensare alla qualità, pensare alla quantità, curare te stesso, curare l'ambiente in cui sei, e questo, curare la tua salute, curare la tua attività sportiva, questo ti mette in un, di default, in un contesto, in un ambiente che ti fa fare poi tutto quello che devi fare. Curare la persona esteticamente tanto conta, anche l'abbigliamento, il modo con cui ti abbigli e il modo con cui pensi. Cioè, se tu ti ogni volta che vedi te stesso vestito in una certa maniera, entri in quello stato mentale, entri in uno stato mentale del personaggio che stai interpretando con i vestiti. Lo vedevo mentre passavo io. Ecco, parliamo proprio di questa cosa qua. Sono venuto in giacca e io la parliamo giacca. Proprio di questa cosa qua che mi interessa molto, che è l'argomento fake it until you make it. Cioè, questa cosa che tu stai dicendo viene interpretata in mal modo da alcuni che stanno guardando come, ok, per essere persona X, ok, devi fingere di esserlo finché ci arrivi. Falso, nel senso, se il fatto di cambiare ambiente, cambiare quello che è quello che è intorno, comporta il fatto di curarti meglio, curarti di più, vestirti meglio. Il fatto di vestirsi meglio non è che devi prendere la maglietta di Louis Vuitton, zio porco, cioè devi semplicemente vestirti meglio in modo che puoi anche andare da H&M a prendere una maglietta, ma non con l'obiettivo di rappresentare il ricco, cioè... sta maglietta nera è di Zara, ok, l'ho pagata tipo 3 euro la maglietta, ne ho prese 20 qualcosa del genere, metà del tempo sto in camicia, metà del tempo sto in maglietta nera. Perché? Perché mi piace, perché me ne sbatti i coglioni, perché mi fa sentire bene, perché comunque mi vedo fit. Basta, fine. E, però questa stronzata del io devo noleggiare la Lamborghini per farlo vedere sui social e sentirmi ricco, quella è una puttanata. Però il fatto del smell the leather, come si dice, quello di Dampegna, che vai nel concessionario di Rolls Royce, stai comunque seduto e senti comunque l'odore della pelle della Rolls, quello ci può stare, ok? Come ad esempio non costa niente andare in un hotel di lusso 5 stelle, ti prendi un caffè, ti bevi il caffè là, quella, esatto. è una cosa bellissima, però anche cosa... l'ambiente ti stimola, cioè vai, esatto, nell'hotel di lusso, andiamo a Radisson, cazzo, e stai nella hall, Radisson di qua in centro a Bucarest, stai nella hall, ti prendi il tuo caffè del cazzo che pagherai 1,50 euro. Però, zio cane, sei in un ambiente spettacolare, anche quello, ti vai lì e ti fai magari una sessione di un paio d'ore a lavorare col tuo computer, lavori diversamente rispetto che a lavorare nel porcile, sotto le grate, in casa tua, ma anche rispetto a lavorare da Starbucks. Se lavori da Starbucks ti senti un hippie del cazzo che ti senti un hippie del cazzo che è lì insieme ad altri hippie del cazzo. Starbucks è bello, va bene, ma... ti senti un hippie del cazzo. Ci sono delle... allora, questi sono dei trucchi per ottenere risultati, non dei trucchi per manipolare la percezione delle altre persone, che è questo, perché quello che stavamo dicendo al succo è l'azione di vestirti bene, ok? Non è per veicolare un messaggio alle altre persone, quello non è secondario. Quello che è importante è manipolare te stesso, il tuo subconscio e il tuo comportamento grazie a quelle azioni che fai. L'andare in un hotel di lusso non è per fare le foto su Instagram per l'hotel di lusso che sei in un hotel, ma è per manipolare te stesso. Se tu vai in un hotel di lusso e vedi tutte le persone ingiaccattate, incravattate, tutte le persone pulite, non ti comporti come ti comporti da Starbucks, anzi inizi a mimare quelli che sono i comportamenti delle persone intorno a te, ti metti sulla stessa frequenza, ed è così che riesci anche a essere, secondo me, molto più dirigente, organizzato e responsabile per quelle che sono le attività di business, ok? In questo caso, se sei un metallaro e il tuo obiettivo è di fare musica meglio, è ovvio che non ti vai a Radisson a lavorare, a farti gli spartiti della notte, te ne vai nei posti dove vanno i metallari, dove vieni ispirato dagli altri metallari. È lo stesso concetto. Se sei un imprenditore, il tuo obiettivo è creare ricchezza e diventare una persona migliore da un punto di vista interno, professionale, eccetera, eccetera, devi frequentare gli ambienti dove ci sono persone di questo tipo, ma non per adesso network o quelle attività lì, ma per influenzare te stesso e il tuo comportamento. Quindi questa è una cosa molto interessante. Ti vesti con la camicia, giacca, ti metti dei bel pantaloni, anche se devi stare a casa, il tuo comportamento è diverso. Esci e ti metti in un contesto di rappresentanza, di eleganza, ti comporti in maniera elegante e
inizia a modificare il tuo comportamento e alla fine con la ripetizione di questi ambienti, di queste influenze, del tuo abbigliamento, il modo con cui comunichi, le persone che sono intorno a te, alla fine ragazzi rimane e diventa la tua nuova identità, la tua nuova essenza. Questo influenza positivamente quelli che sono i tuoi risultati lavorativi in questo caso. Poi sei un surfista, vai nella spiaggia con i surfisti, è quello il tuo posto. Sei un musicista, vai dove vanno i musicisti, nei centri dove si fa musica e quelle cazzate là. C'è un luogo adatto per influenzarti a fare quella determinata azione. Non puoi diventare un imprenditore di successo, una persona migliore, una persona con una ricchezza migliore, vivendo in una topaia, frequentando il bar con le sedie e i tavoli di plastica della Moretti e stare là a prendere il caffè dai cinesi, andare al bar dei cinesi a lavorare, andare a stare nella tua provincia inculata nella pianura padana o nel sud Italia, stare in ambienti dove conosci sono solo persone comuni, solo persone solite. Oh, scusa, se ne volete ancora dite. Grazie, grazie. Oh, se volete il cibo. No, grazie. Grazie. Cheers. Hai la rotta. Con l'acqua e la minchia, ragazzi, l'acqua e lattina. State of mind. Quindi, sì, ma lo fate per influenzare voi stessi. Mi dicevi tu, comprare delle belle scarpe, comprare un bel completo. Vai e curi te stesso, ti vai a fare quella cazzo di cura, la manicure, pedicure, queste cazzo che fanno tanto. Io mi sono depilato la schiena settimana scorsa. Oh, serve. Beh, se tu che stai guardando magari c'hai i peli sulle dita che ti senti una scimmia, vatti a togliere i peli. Vai a toglierti sti cazzo di peli, perché dici eh no, ma così mi sento come quegli ciccioni che dicono eh no, ma io sono bello dentro. No, quelli che dicono così è perché si sentono una merda e quindi devono dare una scusante per rimanerci. Semplicemente per non sentirsi così di merda, no? Per farsi accettare dalla società, quando sappiamo bene che essere obesi, essere grassi, oltre al fatto che non è che sia fantastica esteticamente, ma non è salutare. Se c'è un apocalisse zombie, i ciccioni sono quelli che muoiono prima. Non è pratico. Sono anche più succulenti per gli zombie, ragazzi. Proteggiamo i ciccioni per le apocalisse. Ragazzi, tema. Era un aggiornamento questo Capital Call. Allora, io sono ancora in questi Capital Call come ospite onnipresente. Ospite che non molla un cazzo, sono il nuovo braccio destro del Capital Call di Harris. Non è vero, queste sono delle mie annunciazioni, però bastardi, voi dite Elvis porca troia nei commenti, zio, più podcast con Abo, più podcast con Abo, così ragazzi, a parte che l'altra volta un botto di gente ha scritto un sacco di amore, non me l'aspettavo, ragazzi. Grazie mille. Poi guarda, c'è, guardate, commentate solamente per la testa più corte. Commentate, mettete un uovo. Commentate un uovo, l'emoji uovo dell'uovo su YouTube. Onesto. Se siete dei veri G. Quindi era un aggiornamento. Adesso è settembre 2023. Stiamo spaccando i culi, ognuno con le proprie aziende. Chi ha fatto evoluzioni, chi ha fatto dei cambiamenti, chi ha fatto delle transizioni, chi ha fatto delle acquisizioni, delle partnership. Insomma, sono cambiate tante cose, tanti progetti stanno andando. E vedo che siamo un po' tanto tutti quanti focalizzati, anche dico il nucleo delle persone a Bucarest, sono tutti focalizzati, presi. Sì, ecco, una cosa molto utile di Bucarest è che non si cazzeggia. Esatto, non si cazzeggia, cioè non è come magari ambienti come non so Canarie, Dubai, io sono stato alle Canarie, questi posti qua che comunque c'è sempre quel mood cazzeggio, ognuno sta per i cazzi suoi, lavora, spinge, eccetera, e poi comunque ok, ci vediamo, fumiamo un sigaro. Questa è una Milano, alla fine sembra di vivere a Milano, però economica, pulita, senza criminalità e mille altre cose positive. È una versione di Milano, cioè secondo me è la versione di Milano come dovrebbe essere in Italia, mentre Milano in Italia è come dovrebbe essere Bucarest. Sì. È swappata, sì, sembra assurdo ragazzi, ma Bucarest è una Milano però perfetta, senza difetti. Che dire, tanti cambiamenti, hai detto bene, tante persone stanno venendo qua, si stanno trasferendo, chi dal punto di vista fiscale, anche chi per solo piacere di stile di vita, tutti quanti siamo presi.
Che altro? Tate è libero ed è in giro per le strade. Qua dal balcone dell'ufficio si vede ogni tanto. L'altro giorno ho beccato Tristan, Sì. Sì, il fratello, è passata con la Lada. che è passato con la sua Lada rossa. Tate ogni tanto è in giro, si vede con la macchina che passa. Bucarest sta tornando il freschino finalmente. Grazie a Dio. Grazie a Dio il Per freschino. chi continua a dire che in Romania fa freddo e Bucarest fa freddo, in realtà è perché non c'è mai stato a Bucarest, non capisci un cazzo. A Capodanno eravamo, quando, tra l'altro quel podcast è uscito, sì, quello di Capodanno Sì, è uscito. sì. Quei giorni lì, ragazzi, c'erano 12 gradi. Dove era il freddo, ti ricordi? Faceva Secondo me faceva più freddo in Italia. più freddo in Italia, sicuro. C'erano 12 gradi ad Ed eravamo a Brașov, in mezzo a Azuga, Brașov, sì, montagna, mezzo alle comunque. montagne e ai boschi. Non è che dici, Tra i vabbè, lupi. non è che sono in mezzo a Roma. No, infatti quello mi stupiva. Quest'estate è stata bollente, non lo so. Sì, faceva caldo. Ogni volta che uscivo qua dall'ufficio, vabbè, lo sai. Sì. Camicia bagnata, sette camicie. O come cazzo si dice? Camicia bagnata, giornata fortunata si Ah dice. sì, è Sì, nel detto vero, cinese. no? Detto cinese. Sì, di Shenzhen. Vabbè, lì comunque lavorano 15 ore al giorno. Lavorano 32 ore al giorno. Sì. No, l'argomento principale comunque è proprio Cadbury, cioè fuori le stronzate. Nel senso che ne ho pieni i coglioni di continuare a vedere. Ho unfollowato tipo l'80% della gente su Instagram, che effettivamente non mi serve. Anche magari di persone che conosco pure di persona. Ma li ho unfollowati perché? Perché tanto non mi servono un cazzo. Ok? Se io magari ogni tanto entro su Instagram e cioè, cosa mi serve quel post e quella storia di quella persona? Non mi serve a una beata minchia. Quindi se tu mi stai guardando, vuoi fare veramente tanto nella vita, realizzare, fare tanti soldi, la cosa che devi fare è unfolloware tutte queste pagine di merda motivazionali e lifestyle e cazzi e mazzi, perché in realtà ti stai solamente facendo più male. Ti stai solamente facendo più male perché? Perché invece di lavorare e spingere e avere la gratificazione vera dell'avere questi, ok, non falsi ma veri, ok, in tasca tua, l'unica gratificazione che hai e che in realtà vuoi è quella lì falsa e istantanea che hai su Instagram. Perché? Perché se tu pubblichi la storia alle 4 di notte, sì, Hustler che ho lavorato e questo e quello, cos'è che ci sarà? Ci sarà un gruppo di persone, una reazione che dice bravo, 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 bravo. bravo. E tu dici, minchia, Bravo. io ho già ricevuto la gratificazione Esatto. di questo lavoro che ancora Esatto. sto facendo. Ragazzi, è così che vi fottete. Tipo andare in palestra e pubblicare le storie, no? Sì. Non raggiungi più difficilmente, secondo me, i tuoi obiettivi, perché tu ottieni già subito, ah, grande, sei Oh, fortissima. E quell'appagamento ti fa perdere quando ho visto la voglia. tipo una volta o due, ok, l'ho unfollowato subito, non mi ricordo chi era, ma mi ricordo che l'ho unfollowato subito. Oh, storia Instagram. Ok, mentre faceva i bicipiti. Cazzo è trash, Che terribile, cazzo di senso ha? Cioè, semplicemente metti terribile. la storia per far vedere che fai dei Ma sai che sembra bicipiti. una cosa, però mi sembra un vibe vecchio, no? Retro. È una cosa che si faceva forse tanto tempo fa. È una cosa che ho già visto. Ma che schifo, ragazzi, no? Non fate le storie mentre Ma sì, state con le mani in una roba bocca. da sfigato, nel senso. Anche nell'ultimo periodo magari che ho incontrato certi tipi di persone, alcune sempre teste di cazzo, altre invece persone vere, e alcune rimangono magari sorprese del fatto che mi conoscevano, Elvis, YouTube, Instagram, questo e quello, e rimangono magari sorprese del fatto che nella vita reale in realtà sono, beh, qua comunque nel video sono bene o male io, ok? Però si ha un certo tipo di percezione sui social che può sembrare non tanto vera, cioè io prendo spunto magari. Qual è un guru inglese da cui possiamo prendere spunto? Per che cosa? Per Qualsiasi, un guru a cui ti ispiri il in flexing? inglese. Per il flexing o per In a generale. cui mi ispiro perché mi piace come comunica? Sì, anche. Allora, Alex Hormozi è quello che mi piace per come comunica e il Sì. modo cut the bullshit che ha di parlare, di comunicare. In questo momento penso solo lui mi viene in mente. Se no, tipo di persona misteriosa, Sam Owens. Ok, Sam Owens. Sam Ok, Owens. bene, prendiamo ad esempio Sam Owens, oppure prendiamo ad esempio Iman Gazi, oppure prendiamo ad esempio anche Tate, oppure prendiamo ad esempio qualsiasi tipo di persona.
vi dovete rendere conto che comunque sui social viene pubblicato in realtà quello che deve essere pubblicato e non necessariamente quella che è la verità. Mi spiego. Se... Muoio qua, aspetta. Cosa? Ah, ce l'ho qua, guarda. Ragazzi, commentate l'uovo su YouTube, giù nei commenti. Allora, qua c'ho questo quadro, Elvis, no? vi invia Che... 50 euro. Glieli rubo io. Vai. Qua avete questo quadro bellissimo che tanto tutti quanti conoscete, sapete il principio... Esatto. Sapete comunque il principio di tutto quanto. Cosa rappresenta questo? Ok, in modo semplice, success, quindi il successo, quelle cose bellissime che vedete sui social, le storie, il tizio che fa i curl con un coglione su Instagram. Ok. E poi vedete tutto questo ambaradan di roba che rappresenta più del 90% dove c'è lavoro duro, quindi hard work. Persistenza, bla bla bla, sacrifici, disciplina, insomma, quello che effettivamente dovete fare. E se voi guardate solamente il lato social di i Mangasi, di Sam Ovens, di quel cazzo che è, però voi vedete solamente la superficie che state emulando, però non riuscite a vedere quello che c'è Non qua. riuscite ad emulare Non riuscite questo. ad emulare Faccio. questo. Quello che succede è che quando voi avete, quando magari i Mangasi, Sam Ovens hanno un momento di difficoltà, Voi non ok? le vedete Questo come. momento di difficoltà voi non lo vedete, non riuscite ad emulare quella situazione. Il problema è proprio questo, che quando voi avete un qualche sorta di difficoltà e non avete nulla da emulare, succede che avete una crisi di identità, succede che non riuscite a fare un cazzo, succede che vi perdete, succede che poi va tutto quanto a puttana. Vi demoralizzate perché non vi capacitate come emulare risultati, cioè emulare il risultato non genera, cioè emulare i benefici del risultato non ti danno il risultato. Quello che ti dà il risultato sono le azioni, quindi queste, però queste voi non le potete vedere, e questo è il problema. La gente, perché? Perché anche voi, anche persone, voi, ma non, questa è una cosa umana, queste cose sono noiose. Queste cose non sono bei contenuti su YouTube. Queste cose non sono bei contenuti su Instagram. Queste non sono i reel che vanno virali. Intanto a nessuno Perché interessa. a nessuno vuole vedere un video in cui c'è Elvis o io che lavoriamo al computer per un'ora. Nessuno vuole vedere ogni giorno un video postato che lavoriamo Qual è un'ora. il Nessuno vuole vedere quella roba lì. the secret of making 1 million a month? 1 million a month. Zio porco. Vendere 1.000 pezzi da 1.000 euro in 30 giorni. Sì, 1.000 pezzi. oppure comprare... No, l'unico modo per fare 1 milione al mese, veloce, facile, istantaneo, ragazzi, dritta, è vendere qualcosa da 100 milioni. Facile, è una cosa, Sì, capito? esatto, come quello Prendi una cosa che... da 100 milioni e prendi Sì, come l'1%. quello che noleggia le Lamborghini a 300k, capito? Trovi un saudita, gli scrivi su LinkedIn, è pieno su LinkedIn di sauditi che fanno recitazioni. È vero o no? Sauditi, tu dici Abdil bin Salman Rahmani, Sì. 100.000 like alla sua citazione su LinkedIn. Sì. Tu dici, che cazzo sarà il re di qualche parte di qualcosa? Boh. Vabbè. Vabbè, comunque, inviate un DM a loro, gli proponete un bello yacht a 100 milioni, voi prendete l'1%, avete fatto un mese. Fate questo Oppure fate dopo. come il tizio nigeriano che ha venduto un aeroporto fake. Vendete aeroporti, ragazzi, ai cinesi, ai Esatto. giapponesi, fate queste cose qua. E Esatto. un milione al mese, un milione, anche un milione a settimana. Esatto, vedete, tu che stai guardando, già quando abbiamo detto milione, questo e quello e fake, eccetera, già ti sei eccitato, già hai detto, oh, come faccio a farlo? Dai, facciamolo. Okay. Sempre questa cazzo di scorciatoia, quando in realtà sappiamo bene che tutto quello che conta in realtà è qua, ok? Avere veramente una motivazione, ma non motivazione tipo mi guardo Rocky e Never Back Down e quelle cagate là, ma... Never back down. Sì, esatto. Ma semplicemente dire cazzo, io voglio avere questa situazione, voglio vivere in questo modo, voglio avere questo stile di vita, voglio avere questa quantità di soldi in banca. Zio porco, ti metti e lavori, punto. Però devi lavorare in modo più intelligente, perché noi secondo te lavoriamo più di uno che asfalta? Oppure io lavoro di più del mio giardiniere che... Sai che a casa mia c'ho le vetrate, no?
tutte quante grandi, e si vede appunto là, il prato, il giardino. E diciamo che c'era una situazione di nudità questa mattina in cucina. E poi è passato il giardiniere e non ho capito se ha guardato dentro oppure no, però non l'ho mai visto così tanto fissare il prato in questo modo. Ci ha detto Bibbia. Va bene, va bene. Sì. Però comunque io non è che lavoro più del mio giardiniere, però perché il mio giardiniere continua a fare il giardiniere e ha quella somma di denaro che a lui va bene, è soddisfatto, e perché io sono in questa situazione? Non perché lavoro di più, ma comunque mi concentro su qualcos'altro. Per focalizzare il presente piuttosto che la proiezione del futuro. La gente si proietta questa versione del futuro dove tu stai facendo soldi, sei perfetto, sei bravo, fai tutte le cose perfette, e non vive il presente, e non, nel non vivere il presente ti rovini il presente a livello emotivo per la tua visione del futuro che non si sta materializzando, e alla fine finisci per fare delle azioni di merda nel presente che non si accumulano e non ti portano a quel risultato. L'unico focus è sulle cose che devi fare oggi, adesso, ogni giorno. Poi aggiungerei anche che sicuramente il segreto di fare soldi non è neanche guadagnare abbastanza, è anche non perderli. Soprattutto, e anche non perderli, perché tu puoi guadagnarli, però li tutta, puoi perdere. Tutta sta gente che comunque era apparsa su Instagram, che faceva vedere questo, cosa, lifestyle, eccetera, che è andata a Dubai. Ragazzi, noi abbiamo informazioni interne. Dove siete spariti? No, dove, ma noi abbiamo informazioni interne sulla gente. Dove là siete fuori, andati? Ragazzi. Nessuno. Cosa state facendo? Siete tornati a fare l'idraulico? Dove, quelli che vendevano NFT dove sono adesso? Quelli che vendevano cose cripto dove sono adesso? Dove sono tutti quelli che vendevano le più grandi puttanate? Adesso fanno tutti bene o male le solite minchiate. Ma qua quello che conta è non sperperare i soldi. È più importante del guadagnarli. Quante volte, quanti soldi avresti adesso se non avessi fatto spese sbagliate? Più di quelli che guadagni. Cioè, nel senso, a volte è molto più importante, cioè una volta che passi dal guadagnare poco al guadagnare qualcosa, al guadagnare un qualcosina in più e non tantissimo, comunque inizia ad affrontarsi il problema. Non è solo una questione di quanto guadagni, è una questione di come li gestisci. E non importa quanto guadagni, anche tu conosci persone che hanno stili di vita che non hanno senso, numeri di spese mensili che non hanno senso. Li conosciamo, li conosci tu, abbiamo parlato anche di queste situazioni, abbiamo parlato anche con persone che hanno delle abitudini di spese pessime. E ragazzi, non ci sono cifre. Se voi sentite che c'è gente che fa sparire mezzo milione di euro in cose senza senso, così. Sì, il discorso è, se tu stai facendo un milione al mese e ne stai spendendo un milione al mese, 900.000. In realtà sei più povero del mio giardiniere. Può essere. Perché questo è il senso, cioè... ecco, bravo, la separazione da quello che è il reddito e il patrimonio. Una cosa importante, questa è una cosa importante che raggiungi, appunto, dicevo, una volta che inizi a guadagnare qualcosa, inizi a porti un attimo di più domande, ok? Dici, non voglio, anche se il mio stile di vita si è alzato un po', non voglio continuare a spendere tutti questi soldi per il mio stile di vita. Perché confondiamo il tuo patrimonio con il tuo reddito e finisci per essere convinto che il tuo patrimonio, il tuo reddito, quindi tu spendi quello che è, quello che incassi, e tu in realtà vivi mese per mese, non metti mai da parte niente. C'è una separazione. Il patrimonio deve essere una cosa che va sempre su e non deve mai scendere. Il reddito è una cosa che deve aumentare della sua entrata con entrate mensili, però deve aumentare, ma quello che è importante è che quando una volta ti entra il reddito deve andare, c'è una parte, una percentuale che deve andare nel patrimonio, che è una cosa separata da quello che è il tuo mondo. Però queste sono cose di finanza personale. Però quante gente che spende, poi rimangono con un cazzo. Noi abbiamo anche informazioni interne che riguardano le persone intorno, non me ne frega un cazzo il gossip, ma è per dirlo alle persone esaltate là fuori. Poche persone là fuori hanno da parte magari mezzo milione di euro, un milione di euro da parte, ma anche tra le persone che voi vedete con lo stile di vita più forsennato, pochissime di queste persone hanno da parte 300, 400, 500 mila euro, pur facendovi vedere, ragazzi, stile di vita milionario. Pochi. Perché? Perché, ragazzi, reddito uguale patrimonio, e che significa che viene sperperato sempre tutto.
Ragazzi, c'è gente che ha 50.000 euro da parte, che è praticamente... Chi ha 50.000 euro da parte è più ricco del 99% dei guru, che hanno uno stile di vita 100 volte migliore. Sì, si può argomentare che magari vivono la Lambo e quelle cose lì, però poi, ripeto, è una maratona la vita, eh. Adesso non è una scusa per vivere come degli animali adesso, ma dico, l'obiettivo non è guadagnare il più possibile, l'obiettivo è guadagnare per più tempo possibile. Secondo me è più importante. Sai, ne parlavo con Anna. Anna è la mia ragazza in questo caso, e parlo spesso con lei da un punto di vista anche magari di finanze, anche comunque business, eccetera, eccetera, qualcosina. Insomma, abbiamo parlato di questo concetto che cos'è per te essere ricco. Ok. E te lo dico qua. Per me, senti questa, perché comunque per me questa è l'essenza della ricchezza. Essere ricco per me è andare col jet privato senza fare una singola foto. Sì, a Quella me capita è spesso, ricchezza. se noleggio una bella macchina Se tu vai o... sul jet privato e fai le foto dall'inizio alla fine, in realtà non sei ricco. No, perché è una cosa così nuova per te, eccitante, sì, Sì, non tanto nuovo, effettivamente... però anche questo senso di guru, di far vedere, eccetera, eccetera. Perché continui a farlo vedere? Semplicemente perché hai bisogno di farlo vedere. O hai bisogno di farlo vedere per uno scopo economico, oppure hai bisogno di farlo vedere per una soddisfazione tua personale, quindi una gratificazione, un rilascio di dopamina falsa, però, che non esiste, che è fugace alla fin fine. Mi capita spesso, sì, è molto sano quello di fare delle belle cose, delle belle esperienze e non pubblicarle. Io ho tante cose, tante esperienze così, evito di pubblicarle, però poi posto qualcosina perché sono un elemento misterioso io online. Sono un Sì. elemento misterioso, l'elemento occulto. Chi è? Chi è Amin? Cioè, creiamo un po' di mistero, non lo saprete mai. Io, tutto quello che vi ho detto vi ho mentito, io in realtà... Faccio il camboy. Fai il camboy? Davvero? Mercato asiatico. Mercato Per questo asiatico. non mi conosce nessuno. Se faccio Jasmine ha il mercato asiatico. live Jasmine. Sì, sei su Jasmine. C'ho profili dappertutto. Ah sì. Però ci pensa il mio E com'è team. il tuo user? Il mio username. Sì. Lascio in privato a chi mette l'uovo nei commenti. Dico, Ok, mettete sto uovo nei mettete l'uovo commenti. così Amin ci dice qual è lo username del suo per fare il camboy. Minchiata a parte, Questo è un side hustle. sai da no, è main. Ah, main. Main. Ah, ecco che cazzo fai alla Main. fine, perché Il mio side tutti. hustle è l'impresa, business, la mia agenzia, quelle sono cose parallele. Ora è tutto chiaro. Va bene, bando le cazzate. La situazione sta cambiando, ragazzi. Io do un consiglio personale. Non date per scontato la pace, non date per scontato che il mondo continui ad andare come sta andando adesso, non date per scontato che la guerra non arrivi in casa vostra o che qualche evento importante arrivi a bussarvi alla porta. Questo lo dico Non date per come... scontato gli apocalisse zombie, perché se siete ciccioni, come ho detto, morite per primi. E non è vero che i neri muoiono prima, perché tutti dicono, visto che comunque non so perché, ma nei film Muoiono i neri i neri. muoiono prima, non è una cosa inspiegabile, ma nella realtà i neri sono molto più atletici Scusami, dei bianchi. Equalizer non muore per primo. Vabbè, c'è qualche eccezione, dai. C'è qualche... Vabbè. Però non è vera sta cazzata, cioè non è che se tu sei ciccione allora mi rispondi no, non è vero perché in realtà i neri muoiono. No, i ciccioni muoiono prima, che sia per una guerra, che sia un apocalisse zombie, che sia per qualsiasi cosa. Non aspettate l'apocalisse zombie per dimagrire. Esatto. Questa è la chiave. Però io parlo proprio a livello di geopolitica, ragazzi, del mondo che vivete. Se voi foste stati dei ragazzi di 25 anni, 24 anni, 30 anni in Ucraina, non avreste potuto abbandonare la nazione e vi sareste trovati in determinate situazioni. E questo non vi avrebbe fatto piacere. Quello che è importante, appunto, è avere le potenzialità economiche di poter sostentare la tua famiglia, sostentare i tuoi cari, sostentare te stesso. Poter magari non partecipare a una guerra perché non sei d'accordo per di morire per una causa che magari non condividi. Tutto questo si fa tramite il denaro. Proteggere i tuoi, proteggere... Cioè, ragazzi, voi immaginate, scoppia una guerra, chi sono i primi ad andarsene?
quelli col grano, i voli aerei. Cioè sempre, esige sempre la domanda dell'offerta, domanda dell'offerta, sempre. Voi basta, che, di crisi. Basta che venite qua a Bucarest e vedete le targhe ucraine su che tipo di macchine sono. Le targhe ucraine su che macchine sono, gli ucraini in che palazzi abitano. Sì. Il mercato immobiliare che aumenta di valore, aumenta di prezzi per questo flusso migratorio. Questo influenza le persone locali. Però io dico, è importante avere i soldi, ragazzi, per proteggere voi stessi, per proteggere le vostre famiglie. E non date per scontato che è sempre bello come negli ultimi 20 anni, parlo per gli italiani, dove non succede mai un cazzo e siete tutti lì contenti, la Serie A e le solite troie TikTok e le solite minchiate. Pensate che là fuori ci sono delle cose un po' più importanti. Il mondo non è l'Italia, il mondo non è Berlusconi è morto, il mondo non è quello, il mondo è geopolitica, rischi, possibilità. Bisogna avere la possibilità di... Tu tieni conto che molte persone in Italia, forse molte persone di quelle che stanno guardando, non avete il passaporto. Come fate a vivere in un mondo senza avere il passaporto? Come fate a vivere in un mondo dove siete costretti a viaggiare solo in determinati paesi? Se scoppia qualcosa, voi la prendete nel culo, voi rimanete dove state, voi non andate da nessuna parte e così via. Noi tra l'altro parliamo molto spesso anche di organizzazioni di quelle che sono i propri asset, sia patrimoniali che individuali, come possono essere doppie cittadinanze, doppi passaporti, per offrirsi più opportunità, per difendere le proprie risorse, il proprio patrimonio. Cioè, ragazzi, non è così facile. Cioè, fare i soldi è solamente l'1%. Cioè, poi c'è proteggerli, poi c'è poterli gestire, poi c'è capire di chi ti puoi fidare, da cui affidare il tuo denaro, se è necessario, perché, come investirli, se investirli. Cioè, non fare soldi, ragazzi, è la cosa dove si bloccano tutti, di cui c'è una separazione tra povertà e ricchezza, e poi dove 90%, 95% di quelli che fanno i soldi poi ricrollano o rimangono uguali, perché non riescono a fare poi quel passaggio successivo, sia da un punto di vista psicologico sia da un punto di vista strutturale. E poi comunque, ragazzi, ripeto, il denaro serve, che ti faccia schifo i soldi o meno, li devi fare. Ok, vuoi cambiare il mondo, ti fanno schifo i soldi perché sei un complottista, sei uno contro il capitalismo, sei quello che ti pare, bene, fai soldi e allora dona tutti i soldi che fai a un ente che ti interessa, dona, fai beneficenza tu personalmente. Non, no, io odio il sistema, allora lo combatto. Questo, il mondo è pieno di gente che vuole vincere la partita senza neanche conoscere le regole, vuole vincere, vuole cambiare le regole del gioco senza neanche saper giocare il gioco. Non si fa così. Gli unici a cambiare le regole del gioco sono quelli che lo sanno giocare meglio. Quindi, volete salvare il mondo, lo si fa attraverso le regole del mondo di oggi. Quindi bisogna fare il grano e mettere, poi avete la potere, la libertà di mettere il grano dove più vi interessa. Volete salvare le locuste del Venezuela, andate, investite i vostri cazzo di soldi per salvare i gatti in Cina, fate quello che volete. Però si fa col denaro. E i gatti in Cina sono da salvare? Come cani, come... gatti in Cina, fate quello che vi pare. Comunque... è importante patrimonializzarsi per difendersi negli eventi futuri. Questo è un mio appello a cui rifletto molto e che vorrei che molte persone là fuori potessero, magari, non so, si accenda una lampadina. Non pensate al prossimo acquisto ignorante, pensate a come proteggervi nell'evenienza, cioè sia bisogno di andarsene, ok? Fate finta, scoppia qualcosa, voi non volete, non condividete quello, vi servono i soldi, un luogo e un'organizzazione, i documenti per poter andare in Nuova Zelanda, così non siete toccati da quelli che sono la guerra. Bene, vi servono queste, vi servono un po' di grano, vi serve il passaporto. Se non avete il passaporto, fate il cazzo di passaporto. E l'intelligenza, l'organizzazione e la preparazione. Quindi, e soprattutto la consapevolezza che queste cose possono capitare. Ripeto, gli ucraini sono a 2000 km dall'Italia e così via, 3000 km. Ragazzi, potevate nascere 3000 km più a destra o più a sinistra e voi in questo momento non potevate abbandonare. Parlo ai ragazzi, ok, uomini, non avreste potuto abbandonare la nazione e avreste potuto morire per una cosa di cui magari non ve ne frega un cazzo. Come si poteva evitare? Quindi, noi diciamo che è venerdì pomeriggio, dobbiamo lavorare. Sì. Dopo questo piccolo break. Sì. È stato bello vedervi, è stato bello questo capital call, ormai gestisco io, lui è il mio ospite da ora in poi. Sì, io faccio presenza e porti qua. Fai i grafici, fai vedere i grafici alla lavagna. Ritto le mani faccio.
Quindi ragazzi, è stato un piacere avervi al Capital Call, episodio, non lo sappiamo mai che episodio è, sì, però sì. Ci sarà scritto. È stato bello, commentate l'uovo, commentate cosa ne pensate riguardo. Allora, voi, se non diciamo una call to action chiara, le persone non commentano cose intelligenti, commentano solo cose, bellissimo, fantastico. Vi vogliamo bene voi che commentate bellissimo podcast, però farebbe ancora più piacere, ragazzi, scrivere qualcosa di interessante, ok? Quindi scrivete qualcosa di interessante, scrivete qualcosa di interessante. Una cosa che non sapevo, scrivetemi qualche cosa che non sapevo sulle galline, ok? Così, o sulle uova. E commentate anche l'uovo.